Ciao a tutti Gucci, ben ritrovati la vostra Andrea Incronte, uno su io, ok, Watch 2 Psicospettri. Oggi dovrei sfidare il boss di Garagera, ed è quello che intendo fare. Prima però devo andare a Fame da Lupi, perché devo prendere il treno che mi porta ai Campi Elisi, ovvero le terme, perché ho dimenticato di attivarle. O meglio, ho dimenticato di attivare il Traspec che si trova alle terme, dallo scorso episodio. Quindi insomma, sì, ma facciamo una cosa veloce veloce, Rango e la Peppa. Ok, attivo Traspec. Meno male, almeno adesso è sveglio. No, no, Traspec, non devo andare da nessuna parte, non ti preoccupare. Volevo solo attivarti in caso di... Allora, c'è una nuova modalità, Serena. Oh, ti stavo cercando, è un momento per parlare? Va bene, vediamo se non prende troppo tempo. Grazie tante per avermi aiutato l'altro giorno. C'è qualcosa che volevo chiederti però. Ti serve aiuto per qualcosa? No, no, niente del genere. Volevo solo darti un regalo come ringraziamento. Vedi, stiamo avviando un nuovo servizio qui alle terme e credo che ti piacerebbe. Un nuovo servizio. Si chiama Battaglia Termale. Ta-da, è meraviglioso. Ora ti spiego le regole. Oh mio Dio, no. Volevo andare a sfidare il boss oggi. E va bene. Ci andremo domani allora. Non me l'aspettavo sta cosa. Vabbè dai, ci andiamo domani. Tanto le cose da fare nel post game, ragazzi, sono tantissime. E sinceramente rimandare qualche battaglia o qualche storia, delle storie aggiuntive, tipo quella di Darknian o di Whisper, sinceramente non mi dispiace, perché mi sto davvero divertendo a giocare Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. E avere queste nuove missioni in Yo-Kai Watch 2 è fantastico, quindi sinceramente se le boss battle, le battaglie contro i boss arrivano un pochino più tardi, per la mia esperienza di gioco non mi importa. Se poi voi volete proprio vedere le battaglie con i boss, no, perché io carico i video come pare a me. È una cosa un pochino abbastanza semplice da capire. E sinceramente farvi vedere il più possibile di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri a me piacerebbe tantissimo. Quindi se le boss battle, ripeto, attendono un pochino, non c'è nessun problema. Ok, dai. Si può fare, si può fare. È un servizio nuovo ma con semplici regole. Combatti gli yokai nella vasca. Tuttavia queste battaglie hanno anche regole speciali che dovresti conoscere. Che genere di regole? Regola numero 1. Ogni vasca ha nemici di un certo livello. Leggi il cartello e scegli chi sfidare. Regola numero 2. Niente equipaggiamenti o essenze. Inizi con tutti i PS e l'energimetro vuoto. Regola numero 3. I tuoi nemici resteranno nemici, non puoi fare amicizia con gli sfidanti. Regola numero 4. Otterrai dei punti esperienza in più e del denaro. Ne puoi accumulare moltissimi. E queste sono tutte le regole per una battaglia termale. Fine. Ah, perché è andato così all'improvviso? Mi ha spaventato. Scusa, ma devo dirlo sempre così. Me l'ha ordinato Kabukio. Sembra che non te la passi bene. Beh, comunque queste battaglie sono difficili ma redditizie, quindi provatele. Un momento, chi ho adesso? Squadra ho Maestro Mew, Homblu, Malonian, Linguarmiera, Shogunian e Darknian. Allora io direi di iniziare da qua sotto. Sì, buonanotte, da qua sotto no, nulla. Aspetta un po' però, questi... no, ok, niente, mi sono sbagliato io. Mi sono sbagliato con l'altra stanza superiore. Entriamo allora. Vediamo un po' queste battaglie termali come sono composte. Ok. Apparono gli yokai di livello 40, guadagna tantissime esperienze. Ok, livello 40. Fragman. Non vuoi combattere, vero? Possiamo evitare? Ok, se no lui. Combattiamo contro Ferispalla, che mi sembra un pochino più semplice la cosa. Un pochino più fattibile contro Ferispalla. Anche se poi ha gli alleati lui. Sembra tipo la lotta... online, però senza equipaggiamento. Uè, però. Facciamo una cosa anche abbastanza veloce, che dite? Però vorrei evitare di... Cioè, vorrei tipo attaccare uno yokai solo e poi dopo attaccare tutti gli altri in successione. Ne punto lo spillo su uno e via così, però finché sono di livello basso non credo ci sia problema. E se c'è Termaiale, credo che Termaiale sarà un avversario tosto. Insomma, punti esperienza non sono indifferenti, quelli che abbiamo preso. Posso combattere anche contro Fragman, ok. Dato che inizio poi con tutti i PS e tutti quanti l'energy max carico, non credo ci sia qualche problema, no? Facciamo così, guarda. No, 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 mi fa un po' paura.
Paura nel senso di, insomma, oddio, leviamo il nasocenti subito proprio dalla vita, leviamoli. Perfetto. Ok, questi tre yokai, Marunian, Maestro Mio e Shogunian, stanno andando alla grande. Non posso davvero lamentarmi. Ho quattro Nian nel team, perché Maestro Mio sarebbe in realtà un Nian. Però, vabbè, dai. Insomma, per giocare va bene. Non c'è bisogno di avere un team proprio competitivo. Ah, non c'è Termaiale. Forse era da un'altra parte del maiale. No, era questa l'ultima coperta l'altra volta. Ieri. Non l'altra volta. Terme del Nomade. Yokai livello 80. Wow. Uno yokai di livello 80. Allora devo scegliermene uno non troppo forte. Benkei. B3NKO. Ah, questo è Benkei proprio. Oh, questo è Benkei proprio. Allora andiamo contro Sergente Quadro. Ah, spero di riuscire a farlo. Perché non ho yokai molto forti in psicospettri. A parte Nian. E non si possono neanche usare oggetti. È tipo una boss rush. Bene, bene. Il fatto che non si possono usare le essenze, né le essenze né gli equipaggiamenti, rende tutto quanto un pochino più difficile. Di poco, ma lo rende complicato. Energia assorbita. Pensavo di togliergli un po' più di punti salute. Vabbè, alla fine è andata comunque così bene. Ah, ho perso son solo yokai. Finalmente Shogunian 99. Manca solo Homblu e Linguermiera. Provo a sfidare Fuimuro. Fuimuro è tosto, eh. No, Impos, non è Fuimuro. Oh, meno male. È Impos e non Fuimuro. Cavolo, che fortuna. Fortunissima, no? Fortuna. Blocco spino che blocco spino è un dito nel fianco proprio. Boh, curo Homblu e Linguermiera a sto punto. Faccio recuperare un po' di punti, dai. Oh, e poi chi c'è rimasto? Su. Ancora lui. Basta, finitelo. Oh, dai. Mamma mia che lotta, mamma mia che lotta. Ah, che rivale forte vedo qui. Lascia che ti mostri la mia abilità con la spada. Quella è una alabarda. Però va bene uguale. Sì, le armi da taglio le conosco. Alabarda spaziale! Comparsol, subito via Comparsol. Nipponon non mi fa paura, ma Comparsol sì. A questo punto miro a Benkei. Benkei? Con quale l'ho detto? Benkei? Mira a Benkei e se ne va anche Benkei. Questa lotta è stata molto facile. A tutto karate, ok. Yokai bruschi non ne ho da rendere bruschi. Oh, queste lotte mi piacciono. Forse questa è la più difficile stata, mi sa, eh. Voglio dire, quella con il livello più alto, non la lotta più difficile in generale. Cioè, guarda qua che ho. A livello 60, dai. Fatu, oh mio Dio, Fatu. Questo è una peste, è una peste. È un pestifero. Cambio subito formazione. Fatu mi dà fastidio, non so perché. È uno yokai che non mi piace. Eccolo il danno più danno. Mannaggia la Peppa. Eccolo, ecco. Oh, fatto. 89 punti danno, meno male. Oh mio Dio, fermi tutti. Più danno anche a lui. E vai. No, il ritavo, il ritavo. Mio Dio. Ah, ok, anche lui è andato. Ah, c'è ancora un Guru. Ciao anche a te allora. Quanti ti è rimasto? Facciamo una cosa veloce, per favore. Andato. Ok, altra battaglia, altro giro, altra corsa. Ok, iniziamo. Oddio, questi qua non ho preferenze, sono tutti abbastanza deboli, sinceramente. Oh mio Dio, fermi. Sono tutti quanti abbastanza deboli. Shogun, ma dai, ma quanti me ne incantano? Ok, questa qua dovrebbe essere anche finita. Piuttosto facile come lotta. Non posso lamentarmi.
Sono piuttosto facili queste con i ranghi bassi, anche se hanno un livello più alto. Dai, Homblu sta quasi al 98, un altro paio di lotte dovremmo esserci. Ecco con Fuxi. Beh, veri, combattiamo. Vai, vai, mi piacciono queste storie, queste missioni secondarie. Anche questo è a dire che è stata un good game. GG Nori. Sarebbe good game, no rematch. Molto usato in ambito game, da gaming. Combattiamo un'onesta battaglia, combattiamo. Contro Rettilarbitro. Rettilarbitro è un bellissimo yokai. Molto buono come yokai. Però boss serpente fa male, boss serpente. Possiamo farlo fuori per primo. Oh mio Dio, Squacignolo! Via Squacignolo! Via Squacignolo subito! Ma no così! No! Ok, Squacignolo è andato. Ma c'è un altro peggio! Disabilitantis! Che nome è? Fatelo fuori, su! Ma come senza fiato, maestro Mew? Oh, dai, manca solo questo coso. Mio Dio, la più difficile, la più difficile. Fino ad ora. Il problema è che non ho ancora gli yokai con gli energy max e le abilità al massimo. Aspetta, ma che livello sono questi? Ah, di livello 90. Ah. Ecco. Povero eroe. Ma di livello 90, infatti, mi sembrava un po' troppo forti per essere... Quindi sono questi più forti, di livello 90. Allora cercherò di fartelo capire ancora una volta. Vai via da me! Banalama, tagliamo sta torta e tutti a casa. No, eh. Ah, meno male, l'ha capito. Ok, c'è anche Corocchio. Iniziamo sta lotta. Corocchio non mi fa paura. Invece l'altro sì. Oddio, Lanchu è andato. Lanchu. Perché launch, il tiro. Launch. Sì, sì, qui squiglie, però vai. Vai anche tu, vai. Livello 99. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai livello 99. Non sono pronto. Ma mi è rimasto solo quelle? Ah no, c'è rimasto questo qua sopra pure. Andiamo a fare un attimo queste sopra prima. Chi è Doremi? Che è successo? Ah, Canguilla. Ok, vabbè, queste lotte sono facili, dai. Non mi ci spreco. Dai, su, manca solo questa qua ed è fatta. E anche Canguilla. Canguilla dovrebbe essere, se n'è andata. Ah, qua anche livello E, insomma, di rango E. Non c'è niente di difficile. Oddio, Parsolino forse che... Ah, è andato Parsolino. Nulla. Fa attaccate chi volete, vi do campo libero. Anche se sono di livello 50 non mi fanno paura. Finita anche questa? È finita anche questa. Veloce, veloce, visto? Ok, cercherò di fare anche le lotte del livello 99 se non... Se non ci riesco, Io intanto ci provo. Chi abbiamo qui? Mammaura, vai via. Ah, nient'altro che di troppo difficile da mandare via. Ok. Fate. Attaccate chi volete, non mi interessa. Tranne Mamma Aura e Babbo Saetta che devono proprio andare via subito. Niente, è andata con questa. Yo 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 ho ho. Yo ho yo ho, pirate's life for me. Anche questa è stata facile, facile, facile. Ok, questa battaglia pure è stata fatta veloce veloce. Oi 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 oi. Ok, usciamo da questo posto. Vediamo un po' l'ultima lotta che dovrebbe essere qui per l'appunto. Ah, livello 99. Questo è forte e questo pure. Questo può forse con tutti di lui potrei farcela forse. Forse dico. Se perdo contro di lui, allora non ho chance neanche contro gli altri due. Ah, vabbè, non mi aspettavo di certo di farcela a primo tentativo.
Però penso di sapere chi portarmi per farla. Ho già in mente qualcosa. Ci vediamo subitissimo. A volte si vince, altre si perde. Non ti preoccupare. Ah, posso... Ah, però... Anche se perdo... Posso riprovare quando voglio. Aspettate un attimo che vado a prendere chi so io. Ok, ok, ci riproviamo con una nuova squadra. Insomma, non è proprio delle migliori che io abbia mai fatto, ma... Ma è qualcosa? Leo forte, Leo forte, Leo forte. Leo forte può essere... Oddio, comodo. Quando è avversario, perché rimane fermo per due turni. Oh, ho grande affetto e quindi mi va benissimo. Oddio, Quietana! Wow, Quietana non l'ho mai affrontato e non ce l'ho mai avuto. Penso di sapere come si fa, come si fonde, con Zardo ovviamente. Ah, tutti spadaccini abbiamo. Ecco, affettami. Wow, Gilgador, quanti danni ha fatto Gilgador, mio Dio. Lucenio non mi fa particolarmente paura, andiamo su Leo forte allora. Zardo no, Zardo proprio è quello che meno mi preoccupa. Non ha neanche la spada. No, con Audace non è più attacco. Con Toast è più attacco. Audace non mi ricordo, però vabbè. Si sostenevano comunque. Ok. Che poi ho visto che lo Shogun che avevo in questo di Yo-Kai Watch Psicospettri era più debole dello Shogun che avevo su Spiritossi. Quindi mi sono abbassato Shogun degli Spiritossi. Mi sono abbassato un po' di Yo-Kai, insomma, decenti. Perché se no non riuscivo a farla. Ok, il drago reale non è particolarmente, oddio, difficile, impegnativo. Chimera, Kirin e drago reale non mi fanno paura. Scaragen, via subito Scaragen. Oddio, anche Malavo, come si chiama? Ah, Avodus, no, questo è un altro. È quella è la forma, quella scarta di... dello Yo-Kai, ok. Sì, Scaragen, lo mandiamo via per favore? Ha preso tutto per sé. Va bene, l'importante è che mandate via Scaragen, ragazzi. Ok, ora... Per fare la prova del 9 devo anche sconfiggere... No, com'è che si chiamava l'altro? Tengu. Il Tengu sì, è uno yokai classico, diciamo. Non so se lo segnano come yokai classico, ma è uno yokai antico, diciamo. Comunque sia, sì. È il classico yokai. Sì, non ho scurato il mio posto qual è. Il fatto è che prima non è andata male, anche se mi ha sconfitto. I miei yokai ti hanno dato del filo da torcere. E credimi, questi te ne daranno molto di più. Allora, Farfamiglio subito se ne deve andare proprio. E già cambia yokai. Ah, Sirterna era. Ah, l'avevo vista prima, ma non ci ho fatto caso al colore della pelle. Al colore dello yokai. Sì, avevo deciso di attaccare Prodemone, ma... Prodemone non si fa attaccare? Oh mio Dio. Toro Veggente. Fate fuori Toro Veggente, ve ne prego. Vi pago. No! Homblug, no, Homblug, Gigator che manca il bersaglio è grave. Ecco perché. Non so chi è peggio tra Farfamiglio e Toro Veggente. Cioè, Farfamiglio fa ricaricare, ma Toro Veggente, insomma, fa i grandi danni. Vai, Senilfior. Oddio, potevo farla in un altro modo, potevo impostarla la cosa. Va bene anche così, però va bene anche così, non importa. Va bene, va bene. Oddio, chi attacco? Però tutti e due attacco. No, no. Mi stavo un attimo preoccupando perché non mi ricordavo. Oh, vi siete incantati, poverini. Vai, sentite sto tubo! Bam, metela! Senti, tu ero che te ne vai perenne, eh. È perennemente seccato le scatole. Fatelo fuori questo coso. Oh, è incantato, bene. Dove sei? Dai, qui. Prenditi tutto. Oh mio Dio, sto quasi per distruggere lo schermo del DS.
Come godo. Oh, è bello vincere. L'ho detto che ti avrei sconfitto, eh. L'ho detto e l'ho fatto. E vai. Su, dai però, non ci mettiamo troppo tempo. Perennia. Oh, no, ancora niente. Dai, dai, su. Eccola qua. E tutte le lotte sono fatte. Ovviamente gli yokai si sono resettati perché sono uscito e sono rientrato. Quindi insomma si sono resettati. Però livello 99 è stato completato. Quindi io non posso che ritenermi soddisfatto per aver riuscito, o per essere, non so qual è più corretto, ad aver completato questa sfida. Quindi Cuc, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Domani boss fight contro Kabukicho e con questo team credo che ne vedremo delle belle. Io vi ringrazio e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!